Paul Cézanne, uno degli artisti più influenti del XIX secolo. Qua c'è una delle frasi che più caratterizzano, che sintetizzano insomma quella che è la sua pittura, che è trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono. Paul Cézanne nasce a Aix-en-Provence nel 1839 da una famiglia benestante. A scuola conoscerà Zola, Zola saranno amici praticamente tutta la vita, fin quando una incomprensione fa sì che si allontanino. Comunque un'amicizia abbastanza determinante nella sua vita. In Aix-en-Provence si trasferisce a Parigi quando è giovane. Nonostante il padre insistesse perché intraprendesse la carriera di legge, lui si dedicherà all'arte. Cézanne è un artista che, come tanti altri, non fu compreso dai suoi contemporanei, ma è molto importante perché sarà un precursore del cubismo soprattutto. Le sue composizioni sono sempre tonalità scure, spesso sceglieva di lavorare negli interni piuttosto che negli esterni. Non ha ricevuto il plauso della critica fino a età molto avanzata e non ha mai stretto amicizie particolari con i suoi colleghi artisti. Però prima di morire si era creato un grande interesse per le sue opere e c'erano tanti giovani artisti che si recavano a Aix-en-Provence per conoscere il maestro. Infatti, come dicevo, fu molto criticata anche perché il suo disegno dal punto di vista accademico era molto carente, ovviamente. Non era interessato a un disegno realistico in modo più assoluto, era semplicemente ossessionato dalla composizione perfetta. E quindi lui come realizza questa composizione perfetta? Attraverso i solidi geometrici. Lui dice che la natura, come abbiamo letto prima, in realtà si può sintetizzare nei solidi, no? La natura come sfera, cubo e cono, no? E quindi questo suo approccio alla pittura fa sì che le sue opere cerchino questa composizione. Vi ricordo, la composizione è un equilibrio tra forme, colori, pesi, l'equilibrio perfetto nelle opere. Lui dice che questo deve essere l'obiettivo dell'artista, a prescindere assolutamente dal soggetto dell'opera. Come dice, abbiamo ripetuto, ma per sintetizzare, questo suo approccio fa sì che ispirerà il cubismo di Picasso. Allora, questa è una delle sue opere più conosciute, I giocatori di carte. In realtà realizza diverse versioni di quest'opera e raccontano i modelli quasi sempre persone del popolo di Aix-en-Provence, che era molto lento a dipingere, che all'inizio siccome venivano pagati bene si prestavano a fare i modelli, ma poi dopo aver posato innumerevoli ore per i dipinti, si stufavano, insomma si annoiavano tantissimo. E quindi anche probabilmente, cioè, è ovvio, è sicuramente vero, perché poi sapete, Cézanne dipingerà le arance e i frutti, ma se li farà fare di cera in modo che non appassiscano, non cambiano, e quindi questo mostra proprio la sua lentezza dal punto di vista di esecuzione. Anche un'altra cosa interessante, poi magari la citeremo, anche che decide di restare dopo aver trascorso un certo periodo a Parigi, di tornare a Aix-en-Provence, perché dice che il paesaggio mediterraneo di Aix-en-Provence non cambia, non muta, non ci sono le stagioni come succede a Parigi. Comunque andiamo a analizzare questo quadro, I giocatori di carte.
I giocatori di carte, vedete, sono in un bar, in un caffè, quindi come tema, di nuovo, potrebbe essere un argomento assolutamente impressionista, ma vedete che come approccio non lo è. Il dipinto è, non è a grandi dimensioni, è un 47x57. Come vi dicevo, ci sono diverse versioni, c'è una a Philadelphia, una al Met, una alla Courtauld Institute. Comunque questa è quella che si trova al Dorset. Infatti il tema sulla partita di carte per lui è un tema a quanto pare molto interessante. In tutte le versioni ci sono due uomini in una osteria di paese che stanno giocando a carte davanti a uno specchio. Quindi già questo, vedete, lo specchio non è più un specchio che riflette, uno specchio che coglie la luce o l'ambiente, è un specchio scuro, buio. Vedete che lui non è assolutamente interessato a cogliere la luce come poteva essere la prerogativa dei suoi colleghi impressionisti. Vediamo come la tela si presenta con uno schema molto geometrizzato. Infatti se vediamo, vediamo qua c'è la sfera, il cono, vediamo come la tovaglia non ha una piega naturale ma è una piega assolutamente rigida. Quindi il tutto ha questa composizione molto, linee molto geometriche, molto spezzate. Sono due figure senza pathos, senza, diciamo così, emozioni. Assolutamente non c'è nessun interesse nella prospettiva, anche se vuole, Cézanne vuole che risulti come una scena di vita vissuta. Vediamo come i colori prevalenti sono i colori blu, giallo e rosso e i colori scuri grigio e nero. Il colore viene di nuovo, come succede anche per esempio per Gauguin o altri artisti, applicato a campiture, quindi con un'applicazione uniforme del colore uno sull'altro, e quindi poi noi componiamo le sfumature con la composizione rettilinea. Sono occhiati di colori caldo, come per esempio questo sul tavolo, occhiazze di tonalità più fredde, come in questo caso nel giocatore della nostra sinistra. Questo dipinto possiamo verificare effettivamente, qua Cézanne non sta solo, cioè non si limita a cogliere un'impressione, un momento, ma è una sintesi di un'azione. Un modo che sia una sintesi destinata a permanere nella mente. Quindi in quest'opera vediamo come lui si approccia alla pittura con queste linee spezzate, con queste linee geometriche rigide, con questo suo voler sintetizzare questa composizione perfetta attraverso una geometria di linee e di colori. Questa è la montagna Saint-Victoire. Quando vi dicevo che lui si ritrasferisce a Aix-en-Provence, dove trascorrerà la maggior parte della sua vita, dipinge en plein air come, questo sì, come tutti gli altri impressionisti, vediamo che qua la sua pittura ha già subito una evoluzione molto chiara, perché vediamo che non ci sono più solo le chiazze di colori, ma le chiazze di colori sono diventate quasi dei quadratini. Adesso faccio l'ingrandimento, in modo che lo vediate. Ok, vedete che se ingrandisco l'opera, vediamo che non sono solo pennellate, ma sono quasi quadrati, no? Quadratini. Quindi da lì, diciamo così, questa sarà l'ispirazione di cui nascerà il cubismo, che ispirerà il cubismo.
Comunque, il San Victoire, la sua montagna magica, come per i giapponesi Fukuyama, la dipinge innumerevoli volte. Lui dice che nel paesaggio mediterraneo non cambia con le stagioni, quindi si può permettere di dipingere al suo ritmo, quindi molto molto lentamente. Come dicevo, qua si vede l'evoluzione, come da chiazze, macchie più impressionista diventa sempre una pittura più geometrica, no? Vedete anche l'utilizzo dei colori, come qua vediamo nel cielo, utilizza nel cielo, nella montagna, utilizza i colori della terra, e come nella terra utilizza i colori della montagna. Vedete, qua ci sono azzurri, come qua, e qua vediamo che ci sono verdi, marroni, ok? Vedete come la composizione, le linee sono veramente a quadrettini, a cubetti, vedete? Qua si era già abbastanza fermata e c'erano tantissimi artisti che si recavano a Aix-en-Provence per ascoltare, per sentire il maestro Cézanne. Tra cui la figura più importante, diciamo, tra gli ammiratori di Cézanne fu Picasso. Infatti volevo farvi vedere quest'ultima opera di Cézanne, che si chiama Le grandi bagnanti, del 1906, che servì a Picasso per ispirarsi al suo primo quadro cubista, che è Les Demoiselles d'Avignon. Vedete che intercorre soltanto un anno tra Le bagnanti di Cézanne e quelle di Les Demoiselles d'Avignon di Picasso. Ci troviamo davanti a un'opera che fa parte di una serie che si chiamava Les Bagnanti, ok? Sono quasi tutte le versioni, sono sparse in diversi musei di Europa, e vediamo come qua questa figura qua sembra che ci sia un problema di disegno abbastanza evidente. Presenta come diverse posizioni, no? Guardate il volto, le spalle e invece le gambe, no? Questa sarà una dei tratti che ispireranno anche Picasso. Il tema delle bagnanti nude, come sapete, è un tema trattato di tantissimi altri artisti, ma come qua potete vedere, lui lascia indietro assolutamente quello che è l'impressionismo, proprio come abbiamo già visto prima nelle altre opere, anche se possiamo dire il tema, appunto, che può richiamare, può fare un omaggio a Tiziano Rubens, in realtà è un dipinto che scrive la storia dell'arte moderna. La fonte luminosa è dovuta al colore, il colore in cui vediamo queste ocra, questi azzurri caratteristici dell'opera di Cézanne. Vediamo questo disegno molto approssimato, questi corpi definiti da queste linee di contorno, con nessun senso della prospettiva, voluto, forti linee nere che delimitano i contorni dei corpi, facendole sembrare delle vere e proprie sculture piuttosto che dei dipinti. Insomma, quest'opera, come vedrete, è ovviamente un legame diretto, una conseguenza quasi diretta delle Demoiselles d'Avignon di Picasso.